In ogni paese bisogna trovare una soluzione per far arrivare questi vaccini, che gestire temperatura a meno 70 gradi è una cosa non semplice, è molto complessa. Negli altri paesi il problema già se lo sono posti e in qualche modo stanno cercando di trovare delle soluzioni. Evidentemente lo staranno facendo anche qui in Italia, me lo auguro, da cittadini italiani. Non solo gli Stati Uniti pronti ad acquistarne 50.000 pezzi, anche l'Arabia Saudita ne ha già fatto richiesta, ma è ancora presto per garantire l'approvvigionamento. In Italia invece per ora pare non muoversi niente. Intanto la sfida dei meno 70 gradi è stata quasi vinta dalla Desmond, 120 dipendenti e due stabilimenti di 25.000 metri quadrati nell'area industriale di Nusco. Qui si lavora giorno e notte per concludere lo studio sui congelatori che serviranno a conservare le dosi del vaccino anti-Covid della Pfizer e a trasportarle in tutto il mondo. L'azienda irpina, con un fatturato per il 95% estero, è pronta a soddisfare tutte le richieste che arriveranno. Essendo parte di un gruppo americano, Middleby Corporation, che è quotata al Nasdaq di New York, abbiamo partecipato a questi studi insieme al nostro partner distributivo negli Stati Uniti d'America, con degli enti americani che appunto erano stati designati per studiare la problematica per la distribuzione di questi vaccini. Noi operiamo sui mercati internazionali, abbiamo sempre operato sui mercati internazionali, quindi nel momento in cui il prodotto sarà pronto per essere realizzato, gestiremo tutti gli ordini che ci arriveranno da qualsiasi paese. Con la Pfizer invece in che rapporti siete? Non abbiamo nessun tipo di relazione con la Pfizer, noi siamo stati sensibilizzati dal governo americano per offrire delle soluzioni. Lì hanno fatto uno studio in base al quale avrebbero bisogno di 50.000 di questi ultracongelatori. Non c'è attualmente un'offerta per 50.000 frigoriferi di questo tipo negli Stati Uniti e quindi hanno cercato anche all'estero chi potesse essere in grado di partecipare a questa fornitura. La produzione, promette il presidente della Desmond, Corrado De Santis, sarà lanciata verso la fine di gennaio. 100 congelatori al giorno, questa la media stimata. Un livello di produttività difficile da raggiungere dalle altre realtà che già producono freezer. Entro dicembre, invece, la conclusione dei test. Ci saranno due tipi di congelatori, quello destinato al trasporto dei vaccini che conterrà 180.000 dosi di vaccino e poi ci sarà l'ultracongelatore per lo stoccaggio del vaccino che potrà contenere almeno 10.000 dosi. Ad oggi a livello mondiale non esiste una rete distributiva per prodotti da conservare a meno 70 gradi. Oltre alla produzione dei congelatori, l'altra sfida non da poco è dunque trasportare e stoccare le dosi vaccinali nella massima sicurezza, escludendo l'opzione delle scatole col ghiaccio secco. Ma la Desmond in questo caso avrà al suo fianco un'altra azienda irpina, leader mondiale nella produzione di generatori, la Bruno Generators di Grotta Minarda. Stiamo elaborando un progetto insieme che consentirà di trasportare in sicurezza questi vaccini in giro per il mondo con dei container equipaggiati con i gruppi elettrogeni realizzati appunto dalla ditta Bruno che alimenterà i frigoriferi Desmond che raggiungeranno qualsiasi parte del mondo.